Oh, bentornati sul canale del Pellicano con un nuovo episodio di Dragon Ball Z Budō Tenkaichi 2, ma con il doppiaggio in italiano. E oggi continuiamo la saga di Freezer. E oggi dovrebbe arrivare la squadra Ginyu, se non ricordo male. Raccolte tutte le sfere, Vegeta è pronto a invocare il drago ed esprimere il suo desiderio. Ma prima che ne abbia l'occasione, la squadra Ginyu appare all'improvviso. Che disdetta! Ormai ce l'avevo quasi fatta! Bene, faremo così. Io vado a portare le sfere a Freezer. Qui gestitevi la situazione come volete, ma attenti, non dovete fare prigionieri! Ma come sono carini! Prego, Guldo, lasciate l'onore di cominciare. Scusa, ma per chi mi hai preso? Non sono un moccioso principiante. E va bene, però ricordati che tocca a me finire Vegeta. Ehi, Gon, ricordati l'allenamento che abbiamo fatto sulla navicella. Alla zappa, Gon! Ok, ci siamo. Abbiamo Vegeta, Gohan e Krillin in squadra. Però ho deciso di mettere Gohan come primo perché, secondo me, basta e avanza. Se gli facciamo, ecco, qualche attacchetto di questi qui e stiamo a posto. Contro Guldo poi. Oh, pure Guldo però c'ha l'attacco uguale. Poi siamo anche alti uguali, quindi perfetto, no? Tieni Guldo. Si è parato. Maledetto. No, ma è immobilizzato. Bam. L'abbiamo un attimino devastato, forse anche troppo presto. Sì, vabbè, questo mi tira i sassi. Anche Mister Satan si abbassa tanto. Vieni, vieni. Ha fatto il teletrasporto per evitare il Masenko, che comunque gli ha distrutto la sua mossa. Ancora questo sasso. Onda letale! È piaciuto il Masenko? Ma se le energie nell'attacco. Passiamo all'azione! Aia! Stavolta mi ha preso. Stavolta te prendo io però. Ciao Guldo. Guldo attacca Krillin e Gohan, ma un colpo decisivo di Gohan pone fine alla battaglia. No, no, non ci credo! Il povero Guldo è stato selvaggiamente decapitato! E ora che facciamo? Sono certo che senza di lui il grido di battaglia della squadra Ginyu diventerà debole e breve. Chiediamo al nostro capitano Ginyu di inventare una nuova formazione d'attacco che si possa adattare meglio a noi tre. La squadra Ginyu non sembra turbata di aver perso un elemento, il peggio deve ancora venire. Rekum scende in campo e sfida Vegeta e gli altri ad attaccarlo tutti insieme. Contro un avversario di tale portata, quante speranze di vittoria ci sono? Allora, sei pronto, Vegeta? Adesso è arrivato il nostro turno. Ve la vedrete con me! Cominciate a combattere! Ok, abbiamo sempre la stessa squadra, però stavolta facciamo combattere Vegeta per primo. Tanto abbiamo sempre comunque un solo avversario, quindi quanto volete che sia complicato. Finale. Abbiamo cominciato benissimo. Sei pronto a prenderlo? No. Fatto un liscio clamoroso. Dove ha tirato il Galick? Lo ha mancato di 2 metri. Si è bevuto qualcosa Vegeta prima di venire su Namek. No, non me l'ha fatta fa, maledetto. È già il secondo Galick che non va a segno.
Sta prendendo troppe confidenze però l'amico qui, eh. Non sottovalutarmi! E adesso arriva il colpo finale, bello! Oh, mi sta a fa male però. E basta! Te lo pagherà! Giuro che lo pagherà! Oh no! Botta finale, via! Madonna, ma... Comunque con Gohan abbiamo combattuto molto meglio. Sei riuscito a riempirmi di bocca. Fiammata finale, via! Merda. Oh, ammazza, si è tosto però. L'ho sottovalutato. Arrecum. Non ci prova a tirarmi le ondicine. E ora c'è il colpo finale. Bene, bene, bravo Vegeta. Anche con pochissima vita comunque. Dai, facciamo un'altra mossa. Bel Galick. Ma gli diamo due schiaffetti. Se mi colpiva lì, aveva vinto. Mamma mia, se riusciamo a fargli sta mossa, abbiamo fatto una rimonta incredibile. No, 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 non me l'aspettavo sta cosa. Ho cominciato tardi a mettere il dito sulla levetta. Ok, 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 niente Vegeta. A noi due! Ci pensa Krillin. A prenderne. Diciamo che andiamo sul sicuro con Krillin, dai, gli è rimasto un pezzettino di vita. Ma che vuole fare? Ti piede sta camma mia in the face. Bene, molto bene. Annulla e balza la potenza di Vegeta, sconfitto dai violenti attacchi di Raccoon. Non c'è nessuno abbastanza forte da battersi con me? No. Ma che succede? Che cos'è quel? Beh, non la vedi? È una navicella spaziale. Quando tutto sembra ormai perduto, una misteriosa astronave atterra sul pianeta. Ma è Goku, finalmente! Lo sapevo che non ci avrebbe abbandonati! Goku è arrivato, più forte che mai, grazie ai giorni di allenamento a gravità per 100. Ma è pronto per affrontare le sfide che gli si presenteranno? E io direi che con l'arrivo di Goku possiamo concludere qui questo episodio. Come sempre vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto e a supportare il canale iscrivendovi al canale, attivando anche la campanella delle notifiche in modo da non perdervi nessuno dei prossimi contenuti in arrivo. Inoltre qui sotto in descrizione trovate anche la pagina del mio Instant Gaming dove potete comprare i vostri giochi preferiti sia per console che per PC ai migliori prezzi possibili. Detto questo, noi ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento qui dal Pellicano e da Goku e ciao ciao.